piangere. Dobbiamo solo resistere. Hai sete. Adesso papà ti prende dell'acqua. Adesso papà ti trova dell'acqua. Però tu non devi piangere, capito, piccola mia? Adesso papà ti trova dell'acqua, però. Però tu non piangere, dobbiamo solo resistere, capito, piccola mia? E poi... E nessuno ti compra per sentirsi disprezzato. Per molti mesi sono andati avanti a fare le peggiori angherie sul suo corpo. E io me ne stavo lì sul tetto del parco giochi. Così i trafficanti chiamavano quel posto dove le ragazze più disobbedienti venivano portate per cercare di essere sottomesse. E su un materasso lercio c'era Shiba, legata ad una caviglia come un animale. Dovevo solo aspettare il momento giusto per salvarla. E così, mentre i trafficanti continuavano a torturarmi, io mi dannavo l'anima e piangevo senza alcuna dignità. Però almeno mi tenevano lì. E potevo stare vicino a Shiba. La simulazione d'annegamento è la cosa peggiore. La corrente fa male, soprattutto se te la fanno sui testicoli o sui piedi. Ma l'acqua è peggio. Ti legano ad una sedia a piedi e mani. Poi ti obbligano a guardare verso l'alto e ti stendono uno straccio sulla faccia. Poi con una tanica da 5 litri iniziano a versarti l'acqua addosso. Il tuo primo istinto è quello di chiudere la bocca, di respirare con il naso, ma non appena ci provi le tue narici si riempiono d'acqua. Allora tossisci, si apre la bocca e si riempie d'acqua anche quella. E tutto questo avviene in modo molto lento. E tu hai tutto il tempo di pensare, sto soffocando. Sto soffocando. Adesso muoio. Ma la verità è che non è così facile morire. La luna era piena e tingeva la sabbia d'oro. Faceva freddo, però eravamo ben coperti, soprattutto Shiba. E io ero riuscito a trovarle un bel posto all'interno del cassone. E lo zaino che l'avevo costruito fungeva da sedile ed ammortizzava gli scossoni che ci facevano sobbalzare da una parte all'altra del camion. Perché tutti pensano sempre che il deserto del Sahara sia piatto. Ma non è così. È un susseguirsi infinito di sali e scendi. E le vie percorse dai camion sono piene di buche. L'unico interesse degli autisti è compiere la traversata del deserto nel minor tempo possibile. Perché sono pagati a viaggio. E più viaggi fanno, più guadagnano. I giorni e le notti trascorrevano. E il nostro gruppo si riduceva sempre di più. Erano passate solo 2 settimane ed eravamo rimasti in 110. Poi, dopo qualche giorno, abbiamo superato l'ennesima duna. Non so quanto tempo fosse passato. Avevo perso il conto. Una settimana, un mese, 2 mesi. Superammo l'ennesima duna e per la prima volta lo vidi. Il Mar Mediterraneo. La porta per l'Europa. Lali e le altre avevano già fatto bollire l'acqua ed erano riuscite a procurarsi qualche straccio più o meno pulito. E tua madre era sdraiata per terra, con le spalle appoggiate al muro del capannone, con le gambe divaricate. Ogni qualvolta Lali le faceva segno, lei spingeva e gridava con una forza che io non avevo mai visto prima. E io pregavo con tutta la forza che avevo perché Dio ti facesse nascere femmina. Non lo so perché, ma era così. Io volevo che nascessi femmina. Forse perché lo voleva tua madre. O forse perché avevo già avuto 2 maschi che non ero riuscito a proteggere. E pensavo che con una bambina sarebbe stato diverso. O forse semplicemente perché avevo paura. Una calma tesa, piena di speranza mischiata a paura. Poi tutto è successo in un lampo, abbiamo sentito arrivare dei camion. E i trafficanti sono entrati nel capannone, hanno cominciato a tirarci dei calci, a spingerci fuori dal capannone. Yalla! 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 Nessun segno, nessun mistero. C'è solo chi nasce da una parte del mondo e chi dall'altra. E se nasci dalla parte sbagliata muori. È tutto qui. Non è così. Rispondi.
Rispondi, cazzo. Italian Coast Guard, Italian Coast Guard, don't worry, we are here to rescue. Charlie Papa 941, Charlie Papa 941 speaking. We are Italian Coast Guard, we are here to rescue. Siamo qui! Siamo qui!